Continuiamo con l'esame degli strumenti e dei comandi che compaiono nel menu con le icone del software Olibord. Vediamo le figure geometriche. Se seleziono le figure geometriche, innanzitutto posso opzionare una tipologia di figura geometrica. Una volta opzionata la tipologia di figura geometrica, posso al solito opzionare il colore della linea di contorno, bianco se non voglio linea di contorno, e il colore della campitura interna. Ecco qui. Volendo posso anche impostare la trasparenza, in questo momento non lo faccio. Una volta scelte le opzioni che mi interessano, vado sulla parte bianca dello schermo e con la penna, se sto operando sulla LIM, o con il mouse, se sto operando sul mio computer, costruisco la forma. Una volta costruita questa forma, andando sul comando di selezione dell'oggetto, posso modificare questa forma, nel senso che la posso ruotare, la posso ridimensionare, quindi ruotare, questo è un cerchio, ora non si apprezza la rotazione, la posso ridimensionare, la posso spostare, la posso modificare con questo menu che si attiva dalla freccia che compare in un angolo, con copia, taglia, incolla, clona. Clona ovviamente significa fare una copia esatta di quello che ho al momento. Posso ruotarla, capovolgerla, la forma, l'oggetto, posso specchiare l'immagine, posso raggruppare questa immagine ad altri oggetti, posso impostare il livello grafico, quindi posizionare questo oggetto sopra o sotto altri oggetti e così via. Mettiamo che questo sia il centro della nostra mappa e mettiamo che vogliamo creare una mappa in qualche modo animata. Vediamo com'è possibile fare. Allora, cominciamo ad aggiungere ad esempio un testo. Clicco sul comando testo. Una volta selezionato il comando testo, mi posiziono sulla pagina bianca, clicco e posso digitare il mio testo anche impostando la tipologia di carattere, la dimensione del carattere, la formattazione che voglio utilizzare, il colore, se voglio il grassetto, il corsivo, il sottolineato e così via. Se voglio impostare anche delle formule matematiche, ho qui degli strumenti che mi agevolano. Ecco qui, scrivo questo testo. Il testo è un oggetto come gli altri, quindi cliccando su seleziona oggetto posso spostarlo, posso ridimensionare la finestra e la dimensione del testo, posso ruotare, posso modificare ad esempio il posizionamento, clonare, raggrupparlo al solito con altri oggetti. Cominciamo ad articolare la mappa inserendo un'altra forma. Inseriamo ad esempio un cerchio più piccolo. Cominciamo a animare questo cerchio
spostandola ad esempio sul perimetro del cerchio principale. Faccio tutti questi passaggi perché questi passaggi poi resteranno memorizzati e saranno riprodotti successivamente. Ora costruisco una freccia. Scelgo una linea tratteggiata di medio spessore. Con terminale freccia, altro terminale freccia. Scelgo lo stesso colore del cerchio e costruisco questa freccia che va così. Anche questa freccia voglio che venga animata. Come faccio a rendere animata questa freccia? La blocco in un primo passaggio qui, dopo seleziono il comando seleziono oggetto e comincio a allungarla. Torno adesso a selezionare il piccolo cerchio e a spostarlo. Quello che sto facendo sono i passaggi che io voglio che compaiano nella successiva visualizzazione. Ecco qui. A questo punto aggiungo un altro testo. Al solito seleziono il colore e aggiungo l'etichetta. Ecco qui. Adesso proviamo a cliccare sul comando riproduci in pagina per vedere il risultato che ho ottenuto. Ecco qui. Ovviamente se fossi stato più accorto avrei iniziato il file partendo dalla costruzione della mappa e non avrei visualizzato quegli esercizi iniziali sulle linee tratteggiate. Però vedete come è facile creare una mappa dinamica in questo modo. Una volta completata la mia presentazione, ovviamente andrò a salvarla. Potrei anche esportarla come immagine, ovviamente come immagine non dinamica, come pagina web o come risorsa, o semplicemente la salvo nel formato BTX, che è il formato che vedete qui, è il formato autore del software Olibord. In alternativa posso salvarla in formato Word.doc, il formato PowerPoint, PPT, in formato PDF. Inserisco il nome del file, esempio esercizio mappa dinamica.
è salvo.